Sì, per la prima volta è andata a Lampedusa, ha riconosciuto, ha celebrato la messa, il lutto. Vuol dire riconoscere in quei morti, prima di tutto, che sono persone. Ricordiamoci che a Lampedusa esistevano delle tombe dove c'erano il cimitero dei senza nomi. Essere andata lì e ricordare che quelle sono persone mi pone di fronte alle mie responsabilità. In quanto italiana, la prima cosa che mi viene in mente è anche la mia Costituzione, che mi mette al secondo articolo la persona, l'importanza della persona, e riuscire a tradurre le difficoltà, i disagi di molte persone in un progetto politico, cioè anche in un percorso di accoglienza, un percorso di pormi di fronte a quale tipo di soluzione posso dare a tutto questo che deve andare oltre la sicurezza.